nessuno vuole fare una opposizione sterile e preconcetta. L'ho detto sin dall'inizio, non sono e non sarò il partito del no a prescindere, però ovviamente devo necessariamente analizzare con estrema attenzione ogni atto. Voi per il rispetto verso i cittadini, verso coloro i quali mi hanno votato, ma anche perché devo ovviamente stare attento a ogni tipo di responsabilità penale e civile che potrebbe incorrere sulla mia persona, così come su ogni altro collega consigliere. La vicenda quindi ben venga la struttura dell'Udit, ben venga la promozione, la crescita culturale del territorio, anche se oramai è diventato uno slogan, ma lasciamo perdere questi aspetti. Mi soffermo sul fatto, che ho già ribadito nella precedente seduta consigliare, sul fatto che è inaudito, è incredibile che si possa saltare, non ci si possa rendere conto che la proprietà di quell'immobile non ci si è resi conto che appunto apparteneva a un privato, e quindi sono stati realizzati lavori in quella porzione. È un fatto davvero grave, gravissimo, e in questo senso poi bisognerebbe anche comprendere quell'espressione risarcitoria che, se tanto mi dà tanto al mio paese, l'espressione risarcitoria, il termine risarcitorio, significa che evidentemente è stato fatto un danno, e questo danno deve essere risarcito, altrimenti mi domando per quale motivo non sia stata usata un'espressione diversa. Ogni parola ha il suo significato, non si può usare una parola per significare qualcos'altro, almeno questo è la logica della lingua italiana, altrimenti, come dire, estrarremo a sorte le parole del vocabolario, o ancora peggio, considerando che stiamo parlando di espressioni tecniche, sarebbero delle gravi carenze dal punto di vista tecnico proprio nell'espressione. Quindi sinceramente mi sembra qualcosa di assurdo quanto accaduto, e questo carattere assurdo, questo voler mettere una pezza sopra e voler accelerare i tempi per nascondere, tra virgolette, nascondere, per mettere una toppa ad un errore macroscopico, ma qui la toppa forse si è rivelata peggiore del buco, perché nella scorsa seduta consigliare, proprio alla fine, usando un'espressione latina quasi in limine mortis, alla fine della seduta consigliare si voleva a tutti i costi, in 4 e 4 8, ottenere l'unanimità rispetto a questa delibera, tanto più che eravamo stati notiziati a meno della scadenza appunto delle 24 ore. Peraltro, mi pare fosse stato chiesto anche un parere all'avvocatura Pro Veritate, e mi pare che questo parere non ci sia stato, o meglio, ancora non ci è pervenuto. Quindi mi domando come si possa chiedere un parere, non si riceva un parere, e poi chiaramente noi ci troveremo così a dover approvare un piatto, come dire, precotto. E poi ovviamente nel momento, sì, sono quasi concluso, nel momento in cui uno si astiene un contatto, poi sembra che lì contro la cultura. Per concludere, mi domando anche che significato abbiano quei congelatori, quei frigo che erano già nella struttura del Udit, dal momento che si deve fare ancora una gara per l'assegnazione del bar. Io so che nel momento in cui io rilevo un'attività appunto nel senso, nella specie, come
commerciale, di ristoro, di quello che sia, beh, io penso che vanno con le mie attrezzature, con le mie strumentazioni. Posso chiedere un altro momento? No, no, Presidente, che riguarda il la questione del mutuo. Ora ci stiamo esprimendo. E allora mi sto motivando il tema. E la domanda se lo mi chiede. Sto concludendo, Presidente, sto concludendo. Mi domando soltanto perché, ripeto, è molto strana e atipica e fa anche pensare il fatto che ci fossero già dei fiori per il tempo. Sono caduti dal cielo, si sono materializzati, non so. Perché non riguarda il mooting, è un discorso che si vuole. Da come è stato pensato. Presidente, però mi consente, Presidente, lei non deve interferire nei miei. No, ma io non devo interferire solo per me. Io voglio avere un rapporto di rispetto con lei e con le sue cose. Io questo lo apprezzo. Ecco, però, Presidente, desidererei che lei non interferisse nei miei contenuti, a meno che non siano offensivi, le sia importante. Perché questa è la figura che io non tollero. A me lei si mantenga, Presidente. No, il figlio Presidente si mantenga su per parte, su come è il suo voto costituzionale, perché io non intendo essere reinventato e non intendo non accettare ingerenze e interferenze nei contenuti di ciò che va per me, a meno che non siano lesivi, offensivi, di violazione della privacy, come lei giustamente ha evidenziato all'inizio. No, mi mando un attimo, parlo da reato, lei so che mi comprende. Il regolamento indica che ciascuno di voi deve attenersi al punto scritto all'ordine del giorno. Noi stiamo trattando un esproprio. Se lei mi parla della gestione, andiamo in un altro campo, se il sito è lo stesso, quindi stiamo parlando del lato del mobile, non del parte dello Stato, cioè c'è una attinenza. A lei fa certe le interrogazioni che ritiene, io non la so, siano, come dire, grazie consigliere Abate.